Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come già avete potuto notare dal titolo, oggi andremo a realizzare delle montature per la tecnica del vertical ball. Cos'è il vertical ball? Il vertical ball sono questi artificiali qui che stanno davvero funzionando molto molto bene. Abbiamo due varianti, questa variante dove abbiamo un occhiello verticale e uno orizzontale, e poi abbiamo l'altra variante dove abbiamo già incluso un amo. La differenza fra i due è semplicemente che questo con l'amo già incluso viene utilizzato generalmente quando utilizziamo dell'esca morta, quindi cosiddetto morto manovrato. Tendenzialmente l'esca, essendo morta, tende a galleggiare, quindi andando a innescare direttamente la nostra seppia, il nostro calamaro, direttamente vicino al nostro piombo, riusciamo a mantenerla più sul fondo possibile. Quindi tendenzialmente questo viene utilizzato con l'esca morta, ma funziona anche molto bene anche con l'esca viva. Invece generalmente questa viene prettamente utilizzata con l'esca viva. Da qui noi andremo a realizzare poi il nostro terminale completo, andremo a realizzare. Questa chiaramente la possiamo utilizzare per innescare la nostra seppia, il nostro calamaro, il nostro sugarello e tutta l'esca viva. Quindi adesso andiamo a realizzare le due montature. La prima montatura andremo a realizzare questa, l'artificiale con l'amo, e semplicemente cosa andremo a utilizzare? Del braid, quindi del cordino solid, quindi semplicemente un anellino chiuso, uno split ring, e chiaramente andremo a prendere due ami e il nostro tubicino termone stringente. Questo è l'occorrente che ci occorre per andare a creare i nostri assist per innescare il nostro morto. Allora, per quanto riguarda la prima montatura, molto semplice: andiamo a prendere il nostro spezzone di braid, andiamo a prendere e andiamo subito a legare il nostro amo in questa maniera. Leghiamo il nostro amo. Una volta legato, andiamo a prendere un pezzettino di guaina demone stringente, andiamo a inserire e andiamo in copertura sul nostro nodo in questa maniera. Andiamo a restringere il tutto perfettamente. Ora prendiamo un altro pezzettino di guaina, restringiamo poco una parte, una estremità. Vado a inserire questa volta prima la guaina demone stringente e poi vado a legare il mio amo. Andiamo a legare anche il secondo amo in questa maniera. Tagliamo un po' l'eccedenza e chiudiamo il tutto. Ora, semplicemente abbiamo preso questo spezzone e abbiamo legato alle due estremità due ami. Ora, semplicemente, lo vado a piegare a metà, lascio uno un po' più lungo, uno un po' più corto, e su questa estremità vado a inserire il mio solid. Quindi faccio una bocca di lupo, in questa maniera chiudo, ho collegato il mio solid. Quindi, mo, grazie all'anellino, allo split ring, lo vado a inserire qui dentro, lo vado a inserire e chiaramente inserisco anche il mio assist in questa maniera. Eccolo qua. Montatura eseguita. Adesso passiamo alla seconda montatura e dopo andremo a vedere come si innesca qui la seppia. Ora andiamo a realizzare la seconda montatura, ovvero la montatura per innescare il nostro vivo. Allora, cosa ci occorre in questo caso? Chiaramente utilizzeremo del fluorocarbon, qui uno 0,55, il nostro braid, il nostro spezzone di braid. Per quanto riguarda gli ami, non utilizzerò due ami come prima, ma tre ami. Andrò a mettere uno più grande, due leggermente più piccolini, e poi come accessori utilizzerò sempre split ring,
soldi ring, una girella piccolina ma con dell'ottima tenuta, e la nostra guaina del nome stringente. Questo è tutto lo corretto, quindi passiamo a realizzare la montatura. Allora, per quanto riguarda invece la seconda montatura, prendiamo tutti gli accessori che vi ho citato prima. I nostri trami, girellina, soldi, split ring, chiaramente prenderemo anche della guaina demone stringente, due pezzettini, uno, due, il nostro fluorocarbon, ne vado a prendere circa un metro, ne vado a prendere, e chiaramente il nostro dacron. Allora, incomincio subito dal mio dacron, mi vado a prendere circa sempre quei 40 centimetri e vado a legarmi il primo amo. Leghiamo il primo amo, tagliamo un po' l'eccedenza e inseriamo la nostra guaina. Inseriamo. Perfetto. Andiamo sull'altra estremità e facciamo esattamente la stessa cosa. Però questa volta prima inseriamo la nostra guaina e poi dopo andiamo a legare l'altro amo. Una volta legato l'altro amo, bruciamo e diciamo abbiamo fatto lo stesso identico procedimento che abbiamo fatto prima, esattamente la stessa identica cosa che abbiamo fatto prima. Cosa facciamo? Andiamo a piegare, uno un po' più lungo, uno un po' più corto, e vado a inserire il mio solid. Eccolo qua. Ci troviamo in questa situazione qua. Cosa facciamo ora semplicemente? Ora semplicemente vado a prendere un altro solid e vado a legarmi il mio fluorocarbon. Adesso farò un clinch veloce. Ok, mi sono portato un po' avanti. Semplicemente su questo spezzone di fluorocarbon sono andato a legarmi questo solid. Cosa faccio? Semplicemente ora prendo lo split ring, l'anellino, lo vado a inserire dentro all'occhiello del mio amo, in questa maniera. Una volta inserito all'interno dell'amo, dentro lo stesso solido vado a inserire lo split ring del mio fluorocarbon, inserisco, e inserisco anche lo solid, il solid dei miei assist, quindi inserisco tutto all'interno di questo anellino aperto. Ok, facciamo passare il tutto. Ok, e ci troviamo in questa situazione qui. Abbiamo il nostro fluorocarbon, i nostri ami più i nostri assist. Ecco qua, la nostra montatura. Questa è la montatura che sono andato a realizzare. Adesso semplicemente sull'altra parte del mio fluorocarbon vado a legare la mia girella. Vado a legare. Una volta legata la mia girella, qui io sono andato a mettere una girella semplice, no? Però chiaramente si potrebbe anche utilizzare un moschettone, una girella moschettone abbastanza robusta, si potrebbe utilizzare. Mi vado a prendere un altro anellino,
l'anellino aperto in questo caso e vado a collegare il tutto. Quindi inserisco l'anellino dentro al mio artificiale e poi la mia girellina. Perfetto, quindi artificiale, fluorocarbon e dopo il fluorocarbon abbiamo gli assist per collegare la nostra esca. Adesso andiamo a vedere come innescare. Allora, abbiamo visto le nostre due montature, prima montatura questa qui dove abbiamo fatto i nostri assist in maniera molto veloce e semplice e la seconda montatura per innescare il nostro vivo dove abbiamo collegato il nostro fluorocarbon. E alla fine il nostro fluorocarbon abbiamo fatto l'amo più gli assist. Quindi semplicemente qui andremo a innescare generalmente il nostro morto, ovvero il morto manovrato. Andremo a innescare, per esempio, se andiamo a mettere la seppia direttamente, questo dentro l'osso della seppia, quindi sulla punta, e questi li andremo a inserire nei suoi tentacoli, quindi uno in un tentacolo e l'altro nel secondo tentacolo, e andremo a collegare la nostra lenza qui in alto. Quindi andremo a far lavorare direttamente sul fondo la nostra seppia, calamaro morto o anche vivo. Invece, per quanto riguarda la seconda montatura, generalmente questa viene fatta chiaramente una tecnica verticale, quindi quanto più verticale possibile. Quest'altra pure viene fatta in modo verticale, ma viene utilizzata anche quando si ha quel leggero scarroccio. Abbiamo semplicemente collegato tramite una girella e anellino il nostro fluorocarbon sull'artificiale, ma benissimamente potevamo anche utilizzare girella e moschettone. Una volta collegato il nostro fluorocarbon, sull'altra estremità ho messo sempre un solid e grazie all'anellino aperto sono andato a inserire il mio amo un po' più grande e l'assist. Quindi l'innesco sarà sempre uguale, questo direttamente sull'osso, sulla punta della seppia, del calamaro, o se andiamo a utilizzare il sugarello direttamente sul labbro superiore del sugarello, e questo dentro uno in un tentacolo e un altro in un secondo tentacolo. Se utilizziamo anche il sugarello possiamo fare solamente un assist. Chiaramente si potrà utilizzare anche qui, invece di fare questa montatura qui con gli assist, possiamo fare anche la classica montatura amo scorrevole e amo fisso benissimamente. Queste sono tecniche che stanno davvero dando i loro frutti, soprattutto in questo periodo in poi, e queste a mio avviso sono montature davvero molto valide. E niente ragazzi, per questo video è tutto, vi chiedo se ancora non avete fatto di iscrivervi al mio canale, di lasciare un bel mi piace per supportare questo video, e noi come sempre ci vediamo al prossimo video. Ciao!